Dovremmo essere live, eh? Sì. Esatto, perfetto. Ok, siamo in diretta. Ciao a tutti quanti, e, diciamo, chi ci segue su Twitch, io sono abituato a dire ciao a tutti i lettori di bettes.it, ma in realtà qui su Twitch diremo semplicemente ciao a tutti, perché poi speriamo che si crei un'audience molto ampia e molto alta anche di persone che magari non seguono bettes direttamente. Io sono Andrea e sono il direttore di bettes.it e qui insieme a me ci sono Andrea Bedeschi. Ciao. Saluta. Francesco. Esatto. Francesco Alò. Ciao. Ciao. E Mirko D'Alessio. Ciao. Vediamo se c'è un lag. Voi mi sentite normalmente? Sì, senza problemi. Benissimo. Senza problemi. Sì, sì, anch'io, confermo. Io sto... Controllo il video, sì, io mi vedo un po' più pixelato, ma non capisco per quale motivo, perché la linea va bene. Vabbè, prenderemo provvedimenti prossimamente. Ovviamente questa qua è la nostra prima live su Twitch, è la prima volta che siamo su, appunto, su questa piattaforma. Adesso poi in questa live di introduzione vi spieghiamo che cosa faremo, vi spieghiamo perché abbiamo deciso di aprire anche noi il canale Twitch, che cosa speriamo che diventi soprattutto. Però appunto, siccome siamo agli inizi, ci stiamo ancora un po' diciamo attrezzando per tutta una serie di cose, anche perché sappiamo benissimo che su Twitch è importante anche la qualità dell'immagine e tutto quanto, quindi col tempo, mano a mano, vedrete che saremo sempre in grado di offrirvi contenuti migliori anche dal punto di vista estetico. Per esempio, Mirko si è appena tolto dall'immagine, non so bene perché, forse perché è andato dietro le quinte. No, è possibile, perché Mirko, ve lo dico già da subito, intanto vedo che già ci sono un po' di commenti, Mirko sarà il nostro producer, nel senso che sarà dietro le quinte la maggior parte dei video e ci aiuterà le varie persone che saranno appunto in diretta giorno dopo giorno, per cui forse si è messo dietro le quinte o forse semplicemente è caduta la linea. Esatto, parlavamo di linea che deve reggere e chiaramente non ha retto. Mirko, dacci un segnale, se sei diventato solo regista, dacci un segnale, comincia a muoverci. Cambia lo split screen se sei diventato regista. Mirko torta su. Il bello della diretta, così, boh, dal nulla. Allora, intanto grazie Giovanni Santoncito, non so bene come pronunciare. No, Santoncito, lo conosco io. Abbiate pazienza, io sono reale. L'ultimo di tutti. Tra l'altro, Francesco, tu sei il primo, cioè tra noi, tu sei il più esperto di Twitch, mi sa. Forse Mirko nel frattempo ha recuperato. Però tu sei molto, ma molto più avanti di noi. Ma infatti vorrei immediatamente salutare Federico Nicolini. Ti aspetto, Federico, da domani e dopodomani con i miei Twitch meravigliosi su TV e cinema, a belli distrattamente. Guarda che bravo che so. Federico, c'è un cronometro. Non avrai limiti di tempo. C'è il cronometro, no, lo potrai prendere a martellare. Esatto, cioè, altro che Mentana, qui è proprio maratonalo, ma 24 ore su 24 sempre. È il mio sogno. Federico, esatto, 199, sei uno studente del DAMS di quale anno? Io del 1700, tu di quale anno? Guarda che bravo che so. Ma 1700, prima o seconda metà? Prima o seconda metà? 1748, prima metà. Dai. Francesco, tu hai fatto già diverse dirette e che impressioni ti dà questo canale? Tu lo sai che su Twitch c'è un pubblico molto 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 giovane e io so che tu sei un diciamo grande fan dei giovani, mettiamolo in questo modo, nel senso che ti piace tantissimo stare anche, hai fatto un sacco di eventi nelle scuole eccetera eccetera, per cui magari se ci sono dei bambini in diretta sai anche che bisogna fare molta attenzione a quello che si dice, come si dice. Oh, ragazzi, lo dico ai miei fan, che sono già numerosissimi. Bernie è da prima, che non lo so, me la sta tirando, mi sta dicendo, mi raccomando. Anzi, è più subdolo, dice, mi raccomando, niente parolacce, e guarda me. Mi raccomando, niente parole fuori posto, e guarda me. Mica guarda Beth e Mirko. Capito, è passivo aggressivo, cioè... lo sai che è passivo aggressivo, quindi cioè, ormai lo conosci da qualche annetto, quindi cioè, lo prendi così com'è. Sì, no, comunque, io so fatto Twitch, è pieno di giovani, io amo i giovani perché voglio che cambino il mio paese, no? E quindi è l'unica generazione su cui puntare per cambiare e mi sono divertito sempre un sacco quando ho fatto Twitch, perché c'è questa interazione molto divertente, arrivano, parlano. È una figata. Infatti ho paura, come dice Bed, di sbroccare del tutto su Twitch. Cioè, mi potreste mettere lì
e via, mi riportate a dormire la sera, cioè mi mettete lì la mattina e poi mi riportate a dormire la sera. Allora, noi non so se lo sai, ma in realtà in uno dei vari Bad Taste News Q&A abbiamo fatto anche una mezza promessa, diciamo, no, all'utenza, che su Twitch avresti fatto anche tutta una serie di video recensioni ASMR, un po' come avevi fatto per Avengers. Quindi anche una linea di recensioni in cui non dici nulla, sì. Fai... Sì, vabbè, beh, è il mio sogno. Possiamo confermare, a posto. È il mio sogno, mimare, la critica mimata. Beh, perché avevamo venduto un po' la pelle dell'orso, un po', con un po' d'anticipo, però vabbè, l'importante è che ci sia. Quello che temo è che o le recensioni dovremmo farle veramente in silenzio, perché non ci saranno film da recensire, per cui... Però vabbè, questi saranno argomenti che introdurremo oggi e poi porteremo avanti i prossimi giorni. Mirko, anche tu hai usato, cioè ti sei portato avanti in queste settimane su Twitch e quant'altro. Se vuoi dare qualche impressione su questa piattaforma rispetto a YouTube, se hai qualcosa da dire. Sì, guarda, è da un po' che ovviamente la tenevo d'occhio e la cosa interessante, ecco, è che visto che sta prendendo sempre più piede, proporrà sempre più funzionalità. Da poco abbiamo visto anche la possibilità di vedere l'applicazione dei watch party, ovvero di vedere poi quello che avevamo già iniziato a fare durante poi la quarantena, che è stato pure molto bello da seguire. Però ecco, con la funzionalità implementabile poi stesso su Twitch, sarà molto più, diciamo, agevole poi condividere, ecco, la visione di un prodotto audiovisivo. Infatti è una cosa recente poi per l'Italia, già c'era stata la versione beta di America e così via, quindi quello sarà per esempio una cosa molto interessante, pian piano vedremo di esplorare. Però ecco, già il fatto che, cioè, il bello poi di Twitch è anche molto l'interazione, no? Non è un tipo di diretta dove stai lì mezz'ora, ok, fai il punto, eccetera. Cioè, il bello di Twitch è che avremo modo anche di espandere un po' gli orizzonti, e ecco, noi abbiamo sempre avuto un'offerta limitata a livello di, ecco, dirette e così via. Confronto con Twitch invece ci sarà, i tempi saranno dilungati e anche più, ci saranno più voci più giorni alla settimana, quindi quella è la cosa che più mi ispira sinceramente. Ma raga, io mi porto avanti perché l'applicazione non l'ho ancora installata, cioè la deve installare Mirko, mi deve dire se è fattibile eccetera, ma io mi porto avanti e dico che se possibile già lunedì sera vorrei fare un watch party, anche perché mi sembra che sia molto più agevole rispetto a quello che abbiamo fatto appunto durante la quarantena, e cioè un po' piacevole, un po' più agé, un po' più piacevole, no, diciamo. E Jean Piaget, noto. Ecco, grazie. E, ovvero, cioè, quando durante la quarantena stavamo su YouTube, dovevamo inquadrarci, però non dovevamo far sentire l'audio del film di D'Innocenzo, per esempio. Poi, vabbè, D'Innocenzo è un altro argomento. Hanno fatto sentire ben oltre l'audio del film. Esatto, però ecco, se avete già dei suggerimenti su film, se qualcuno di voi già usa Watch Party, ci vuole dire, perché tendenzialmente, se non ho capito male, qua la mia impreparazione è dovuta soprattutto al fatto che sono tornato mezz'ora fa dalle ferie estive, per cui, come si noterà magari dal colorito diverso dal solito, visto che di solito sono del colore di questa maglietta, e per cui non mi sono proprio portato avantissimo, però tendenzialmente mi avvicino al computer. Vabbè, no, sono un po' abbronzato, scusa. È vero. Sì, è che, cioè, prima non tenevo tutto schermo su StreamYard, allora un attimo, ecco. No, però appunto dovrebbe esserci l'intero catalogo di Amazon, che è immenso, soprattutto sì, di film vecchi, per cui dateci dei consigli seri, cioè nei commenti, non diteci film assurdi che poi non troveremo, perché magari lunedì sera... Io già dico... Dai. Watch Party su Borat 2 subito. Vabbè, sì, quello appena... giusto. Chissà se si può fare già... se si può fare anche dei film di, diciamo, di prima visione che escono su Amazon. Ma col fatto che, sì, puoi accedere, che solo sei, puoi accedere sostanzialmente solo se hai un account Amazon, quindi comunque, cioè, rientra nell'offerta, capito? Non è che fai un torto ad Amazon, certo, se lo proponi subito. In teoria, certo, vabbè, poi scopriremo chiaramente. Allora, si potrebbe... Sì, questa qua è una bella idea, anche perché, insomma, qua c'è qualcuno che Borat l'ha incontrato... Esatto. Arriva, allora, intanto vediamo un po'. Quando arriva? Watch Party, gli episodi speciali di Community, sì. Scusate, arriva, no, ero già preso. Arriva il 2 novembre, dovrebbe arrivare il 2 novembre, cioè il giorno prima delle elezioni americane. Geniale. No, ragazzi, no, il 23.
ottobre. Il 23 ottobre. Perché è stato, il primo rumor che era scappato fuori quando avevamo appreso appunto che sarebbe stato proposto da Amazon Prime Video, parlava appunto del giorno precedente all'Election Day, dopo in realtà quando è scappato fuori il primo virale, il banner con la mascherina è 23 ottobre, quindi in realtà un po' prima, un paio di settimane prima. Vediamo un po' di commenti intanto, Vabbè, intanto Giovanni, mi dispiace se ti ho chiamato Giovanni Santonsito, non so perché, sono ancora, visto che ci siamo sentiti ieri sera al telefono mentre stavo sulla nave e stavo ondeggiando e con nausea e quant'altro, quindi sono ancora rincoglionito. Vabbè, Matteo Tosini, ciao, fantastico. C'è un po' di persone della redazione, perché c'è anche Luca Mazzocco. Tra l'altro Luca credo si unirà alle nostre live su videogiochi. Federico dice che sta facendo la laurea triennale e purtroppo sono 2 anni di ritardo a Roma 3. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa sui ritardi universitari? Tu non hai fatto male? Hai fatto tutto. Io ho fatto in anticipo, ovviamente. Addirittura? Certo, vabbè, al DAMS in ritardo c'hai dei problemi, insomma. No, però dice per motivi personali, povero Federico. Motivi personali, però lo Federico, andiamo. No, tra l'altro, ma te fra l'avevi fatto a Bologna o a Roma già c'era? A Roma non c'era. L'avevi fatto a Roma già c'era? A Roma non c'era. Non c'era a Roma, infatti. No, era Bologna 90. Sì. Punto. Sarebbe arrivato 1 o 2 anni dopo la mia iscrizione. Caro Federico, ci suggerisci di fare il watch party dell'universo cinematografico Marvel? L'unica cosa che non possiamo fare perché non è su Amazon, è su Disney Plus. Non fosse altro che poi l'abbiamo anche appena rifatto durante il... Però c'è l'incredibile Hulk. Durante il lockdown. Però c'è Hulk, sì. Sia quello di Ang Lee, se non erro, che quello di coso? Di... Ragazzi, dateci suggerimenti più... esatto. più invitanti, vi prego, perché francamente... non è che abbia questa gran voglia lunedì sera di spararmi... Ma oddio, quello di Ang Lee però, a voi era piaciuto? No. Sai a chi piace molto? A Gabriele Mainetti. Davvero? Sì, lo cita sempre. Probabilmente, non lo so, per sbaglio probabilmente. Però lo cita sempre. No, a me era, devo dire che l'avevano odiato tantissime persone. A me aveva molto suggestionato. C'era tutta questa scena finale, vabbè, ma ne avevo parlato anche mille anni fa. Questa scena finale nelle nuvole che mi aveva molto, molto colpito. Si potrebbe anche decidere di vedere l'episodio finale di The Boys, effettivamente. Però lì magari lasceremo a Francesco domani il tempo di parlare e raccontare. Tra l'altro io ho visto ieri il penultimo episodio e sono rimasto così alla fine, senza spoilerare. La salsiccia dell'amore. Vabbè, esatto. La salsiccia dell'amore. Alla fine l'hanno già visto tutti. Beh, solo te lo dovevi vedere ancora il settimo episodio di The Boys. Io scusa, anche che spoiler. No, ma a me ha stupito di più tutt'altro in realtà, cioè una scena alla fine che è veramente agghiacciante, per cui però... Ah sì, sì, beh, notevole. Stefano ci dice, no spoiler, tranquilli, non spoileriamo in questa diretta. Allora, vediamo se c'è qualcun altro che dice, non c'era il DAMS a Casal Palocco. Non c'era niente a Casal Palocco. E dico niente, non quell'altra parola, non c'era un niente a Casal Palocco. Se non Casal Palocco, che era un problema. Sì. Ci chiedono se sei tornato. Ce lo chiedono in continuazione. No. Cioè. No, sono in grado di proiettare un mio ologramma, essendo sovrumano, grazie al sesso. Sesso si può dire su Twitch. Sì. Sono in grado di trasmettere un ologramma. Da dove sono? Lontanissimo. Sei un po' il nostro Snook, praticamente. Sì, esteticamente non era proprio un punto di riferimento, però no, potrebbe essere. No, per carità. Sì. Comunque ci chiedono, questo è un inside joke, nel senso che ci chiedono sotto ogni video che sta uscendo su YouTube da un mese e mezzo a questa parte, un sacco di gente, per fortuna no, però alcune persone dicono, ma scusate, ma Lo non si era andato, oppure ma Lo è tornato, quindi, cioè, vabbè, diciamo, possiamo dire anche in questa live, sì, è tornato. Forse non certo. Se n'è andato. Sì, se n'è andato, poi è tornato. Ma lo diciamo per i prossimi 5 anni. Esatto. Allora, facciamo un po' il punto di che cosa mostreremo su questo canale, su Twitch. Intanto, diciamo una cosa subito, la nostra rubrica Bad Taste News Q&A rimarrà il venerdì pomeriggio alle 4. Sarà l'unica rubrica che continueremo a fare
sia su YouTube, sia su Facebook che qui su Twitch, anche per diciamo invitare chi ci segue su Facebook e su YouTube a seguirci anche su Twitch, ovviamente. Probabilmente, però adesso vedremo un po', la espanderemo e la trasformeremo in una rubrica nella quale non parliamo solo di cinema, ma anche di TV, cioè commentiamo le notizie più importanti sia dal mondo del cinema che dal mondo delle serie televisive, anche perché alla fin fine si stanno un po' contaminando questa cosa, ormai sono 10 anni da quando abbiamo aperto BTV che diciamo ah, cinema e TV si contaminano, però adesso anche, diciamo, anche involontariamente, anche per cause di forza maggiore, la televisione sta diventando davvero preponderante, per cui io mi sono sentito una telefonata 2 giorni fa con Francesco Lo che mi diceva sono completamente travolto dai contenuti, perché mi, appunto, Francesco ci parlerà anche di serie televisive, quindi direi che il venerdì faremo questa diretta anche su Twitch, però rimarrà su YouTube e su Facebook. Ci chiedono perché non ci si può subare. Allora, Mirko, aiutami te, però sì, dobbiamo ancora diventare, credo. Sì, noi dobbiamo ancora diventare partner di Twitch, siamo appena arrivati, quindi c'è un attimo di pazienza, però ti puoi iscrivere al canale intanto. Esatto, iscrivetevi al canale, poi ovviamente uno dei motivi per cui siamo arrivati su Twitch è anche il fatto che... Vabbè, ragazzi, meno male che sono tornato, che vi vedo io da domani, comincio proprio a urlare con i campanacci, ci vuole un po', Mirko, ma che napoletano sei? Cioè, sei il napoletano, te lo posso dire? È il napoletano del Lago di Iseo, ormai. È il napoletano meno napoletano che ho mai visto in vita mia. Infatti me lo faccio in Angie, così sì, ci alterniamo un po' di entusiasmo. Esatto. No, ragazzi, allora, speriamo nei prossimi giorni, cioè dobbiamo accumulare un po' di ore di streaming. Tendenzialmente faremo una diretta al giorno, magari anche di più, ma di base faremo una diretta al giorno dal lunedì al venerdì, e quindi dobbiamo accumulare un po' di ore di diretta, dobbiamo accumulare anche persone che ci seguono, quindi ditelo ai vostri amici, condividete il link di Bad Taste Italia sui vostri canali social e così via. E poi non appena ci sarà data la possibilità di essere sostenuti, lo diremo in continuazione, anche perché ci serve ovviamente il vostro aiuto. Da questo punto di vista ci dovete sostenere, perché è un periodo complicato, è un periodo molto particolare. Dopo parleremo anche di Bad Taste Plus, che è questa iniziativa che abbiamo lanciato ormai da un po' di settimane, per cui qualcuno sta scrivendo un commento per vedere. Ha perso l'opportunità? Di? Ho perso l'opportunità? No, scusate, una delle tante. Probabilmente mi devo un attimo... Esatto. No, c'è un lag clamoroso. Mi sconnetto e mi riconnetto, perché esatto, c'è lag. Dicevo, hai perso l'opportunità di fare una citazione da Jerry Maguire. Show me the money. Stava tutta. No, ma non è show me, give me. Esatto. Give me. Allora, c'è del Bedeschi sentito, in questo lag, quindi... Esatto, ho sentito la domanda di Roberto, mi disconnetto e risponderò dopo. Ciao. Benissimo, intanto io continuo a parlare del palinsesto che, almeno vi parlo del palinsesto di questa settimana. Domani alle 5 del pomeriggio ci sarà la prima diretta di Francesco. Le dirette di Francesco in linea di principio saranno con Francesco da solo, nel senso che si sta già preparando. Farà un'oretta in cui parlerà il mercoledì di serie TV e il giovedì delle uscite cinematografiche, che speriamo siano sempre più numerose e sempre più interessanti, anche se è un momento storico abbastanza agghiacciante, con film che vengono rinviati a più non posso, però di film che escono in sala ce ne sono, e anzi speriamo che l'offerta cinematografica di cinema italiano sappia sopperire alla mancanza di prodotto americano. Magari arriveranno anche più film francesi, che dici, Francesco? Sì, è molto probabile, anche perché stanno rimandando ancora e ancora e ancora, e stanno incassando molto bene i film italiani. Non è un caso che si sia deciso di mettere Ritorno al crimine di Massimiliano Bruno e Verdone rispettivamente a fine ottobre e metà novembre. Sono lanciatissimo, Alderson, lo vedi, appena iscritto, tac, de nonno, subito da intercettato, sono aggiornatissimo, so parlare con Bernie, so parlare con Mirko e so parlare anche con te.
ci devi dare i soldi, infatti, Alders. Mi raccomando, appena cominciamo, ci devi dare i soldi. E, bravo, e poi, quindi sì, usciranno un sacco di film e... Nessuna nudità. No, ecco. Ma secondo te una cosa, secondo te il cinema cinese, perché i film cinesi, cioè, o meglio, le sale cinematografiche cinesi stanno incassando tantissimi soldi. Adesso c'è stato un weekend di festività, la festività nazionale, e ci sono due film che hanno incassato ciascuno circa 150 milioni di dollari, che è una cifra paragonabile a quello che incassano i grandi blockbuster americani, o meglio, che incassavano prima della pandemia. Eppure questi film in Italia non escono quasi mai. Secondo te sarà un... cioè, può essere che il cinema cinese approfitti della mancanza di prodotto americano e inizi a vendere un pochettino anche nei nostri territori? Perché in effetti è vero che il cinema cinese è ancora un po' indietrino, il cinema commerciale, intendo come interesse. Che succede? È tornato Bad. Adesso... stavo cercando... No. Io sono un po'... Eccolo. Sono mancino. Eccolo qua. È tornato... Nonno indica come i Monty Python... Esatto. Che dici per questa cosa? È una domanda magnifica che mai mi sarei posto e che solletica... Bad mi stava chiedendo se secondo me la penuria di prodotti... Hai sentito? Sì, stavo guardando sull'app. Vediamo benissimo, tra l'altro, adesso. Ti vediamo benissimo, splendido. Non lo so, Andrea, nel senso che è molto interessante quello che tu dici. Io poi, appunto, solletichi la mia parte proprio anche così, un po' che ama pensare alla geopolitica in chiave cinematografica. Per adesso, in chiave geopolitica, è una nostra intenzione occupare gli spazi, nel senso che la quota di mercato lasciata libera ce la stiamo prendendo noi. E questo sì. è che i cinesi adesso si interessino, Andrea, a una cosa minuscola del mondo che si chiama Italia, mi sembra un po' strano, però... No, però ti faccio un esempio. Adesso ci sarà il Festival di Roma, no? E al Festival di Roma c'è anche il mercato, tendenzialmente. Il mio, sì. Esatto. Chissà che qualcosa, vabbè, a parte che questo festival ci saranno un sacco di cose interessanti, ci sarà anche John Waters, per cui io vorrei un sacco scendere a Roma anche solo per questo motivo. E, grazie Gabriele, comunque. Sì, è vero, tutto abbronzato dopo un mese di lavoro chiuso in casa. Non è vero. Ho anche lavorato mentre ero in ferie, però non... ecco, sì, grazie Mirko, che hai evidenziato questo momento. Era da evidenziare, però, dicevo, Gabriele, comunque, se vuoi puoi anche aggiungerti, nel senso che tendenzialmente sul nostro canale è stato inviato un link anche per te. In realtà Niola lavora da casa come Mycroft Holmes, quindi non può. Per carità, risposto, vabbè. E dicevo, quindi chissà che magari al Mia qualcosa non si smuova. Poi io non sono grande esperto di mercati o di marché da questo punto di vista, però magari ai primi mesi del 2021 arriverà qualcosa di questi blockbusteroni. Dubito possano vendere il film super, diciamo, super patriottico che era stato presentato allo Shanghai Film Festival l'anno scorso e che poi è uscito un po' rimaneggiato ad agosto. E ha fatto una barca di soldi, tipo ha fatto 400 milioni, 350 milioni di dollari. Già, così. Mamma mia. Sì. Quello dubito che arrivi perché non frega niente a nessuno, almeno credo del grande pubblico, però poi uno pensa che ci sono un sacco di film patriottici anche americani che arrivano in Italia, per cui insomma, vedremo, qualcosa potrebbe cambiare, però secondo me. Io c'ho una risposta in ballo da prima, quindi scusate, sì, sto continuando a vedere Dawson Creek, non ho ancora finito perché mi sono dovuto concentrare su Bly Manor e relativo Junket, The Walking Dead e relativo a Round Table e poi sono andato avanti con i Soprano, quando non vedevo le cose per lavoro guardavo i Soprano, che è sempre paradossale dire guardo Bly Manor e sto lavorando, guardo i Soprano, non sto lavorando, però è così. E quindi sì, sono alla quarta stagione, quasi finita la quarta stagione, sì. Sono tutti in preda ai vari problemi, ma vado all'università, non vado all'università, eccetera, eccetera. Ancora Dawson, sì, posso dire accoppiato, sì, con termini così, non si è ancora accoppiato con nessun asterisco. E così, sono in attesa. Molto bene, intanto vediamo che cosa ci dicono. Ho recuperato, allora aspetta, vediamo, ritorno un pochettino su. Qua ci sottolineano quali sono, diciamo, le cose da non dire su Twitch.
Alders dice che se gli mandi l'Iban ti fa un bonifico. La cosa sta diventando leggermente un po' personale. E Gabriele dice: io sono terrorizzato dalle potenzialità e dalle possibilità di questo canale. Gabriele, noi siamo terrorizzati da quello che tu puoi fare insieme a un altro Gabriele con le potenzialità e le possibilità di questo canale, perché tra le rubriche che ci saranno ci sarà anche una diretta settimanale tendenzialmente tra i due Gabrieli, tra due dei Gabrieli della nostra redazione, perché ormai sono tre, hanno battuto gli Andrea, per cui tra Gabriele Niola e Stanlio Kubrick, noto anche come Gabriele. Però noi gerarchicamente siamo sopra, tu sei il boss. No, io ho due nomi, quindi supero tutti quanti a prescindere. E sono sia Andrea che Francesco. C'è pure Francesco, vero? Esatto. Infatti un altro mi chiede, io sono bello, dice Andrea Berni. Berni ha un secondo nome, sì, però il cognome è sbagliato, quindi insomma. The Draw 82 ci chiede Andrea Berni Sanders, esatto, mi chiamo Andrea Berni Sanders. E comunque potremmo fare una diretta solo con Andrea Francesco Bianca e Berni, esatto. Cioè, nonna si chiamava Bianca, il cognome sì, Berni, sì. Giuro, è vero. Gabriele lo abbiamo sempre chiamato, aspetta. Ah no, Gabriele, in parole. Gabriele Niola. Il colore Niola e cose di questo tipo. Sì, sì. E vediamo un po' se ci sono altri commenti. Ah, giustamente Finestra Lucente ci dice: col successo di Parasite ci potrebbero essere anche più film coreani, ed è vero che già durante il post lockdown è uscito un altro film. Dopo sì, dico una cosa dei coreani, cioè, i coreani escono i film coreani escono da 15 anni, i film sudcoreani escono da 15 anni con risultati alterni ma spesso positivi per quanto riguarda gli horrors. Beh, sono 15 anni. Te lo ricordi fra Bittersweet Life? Quello pure era figo, a me mi era piaciuto. Certo, certo, ma anche di AI, c'era tutto il filone, anche fantascienza sudcoreana usciva. Fantascienza ne avevo visti meno. Sì, sì, ne uscì uno che era un simile Blade Runner, adesso ti sto parlando di una cosa di 14 anni fa. Ma io stavo in biblioteca, mi sa che l'avevo... Uscivano melodrammi, anche perché il cinema sudcoreano esplode alla fine degli anni 90 con Kim Ki-duk, che vince ai festival, e quindi comincia ad arrivare anche il cinema commerciale sudcoreano, che aveva una distribuzione assolutamente dignitosissima in Italia, e incassava anche. Che io invece, rimanendo in tema appunto di produzioni coreane, storico, sempre per non pensare al fatto che fuori c'è un virus potenzialmente mortale, quindi per cercare di esorcizzare il tutto, sto vedendo Kingdom, che è fighissima, la serie quella ambientata nel, penso sia, cos'è, ci sono le armi da fuoco, quindi sarà 1700 in Corea, con gli zombie, ah, che figata, bella, sì. Ecco, e appunto, sì, sono tante le serie. Ma dei valori, un valore produttivo c'ha, che la guardi e dici, porca miseria, ma ha tanto di cappello, provo, alzo le mani, bravissimi. Infatti, Berni, posso dire, infatti, appunto, io sarò schizofrenico all'interno della settimana, perché cercherò, come sempre, di mettere il mio corpo davanti a tutto, piuttosto che la mia mente o la mia anima, e per far vedere i segni della fatica e dello sconcerto di fronte al prodotto audiovisivo che attacca il critico è uno, il prodotto audiovisivo è un milione, il critico è uno e non è manco un granché, il prodotto audiovisivo è un milione ed è di altissima qualità, più in TV che al cinema, quasi, e quindi ci sarà il mercoledì e il giovedì la tragedia di un uomo ridicolo, prima parte mercoledì e seconda parte giovedì. No, perché cercherò in tutti i modi di rispondere a domande a cui non avrò risposta, con anche il dramma dell'esistenza di un critico del Novecento che oggi deve cambiare completamente paradigma esegetico e maieutico, e quindi sarà molto divertente morire in diretta Twitch ogni... Una cosa che farai volentieri, immagino. Io amo soffrire in camera, io vivo così la critica, non sono uno di quelli oggettivi, distaccati, io soffro, io sudo, io godo. È un po' critica, un po' performance artistica quasi. Ma la critica è questo, ma la critica è carnale se sei un essere umano, se invece sei un collega che finge di non essere un essere umano... come la maggior parte dei critici italiani. Le recensioni situazioniste di Francesco Alò. Le uniche possibili.
E intanto ci dicono che il titolo della rubrica sarebbe bellissimo, quindi dobbiamo segnarlo. Endog dice che Kingdom è bellissima, sì. E Martina Vitelli, ciao, grazie mille per i consigli di questi giorni e per i mille consigli che ci darai molto presto. Credo. Raga, mi sento veramente ok boomer, ma ci sono sta cosa qui degli sticker / emoticon di Twitch che sono fighissime. Sì, li sto adorando. Faremo anche i nostri prossimamente, pian piano. Noi siamo veramente all'inizio, per cui dovranno sbloccarsi anche... Sono anche andato ieri nel dietro le quinte, ho visto che ci sono un milione di obiettivi da raggiungere, mi sono sentito veramente... è un po' una metafora della vita, Twitch. Alla fine... appena avremo le affiliazioni, metteremo le emoticon con la faccia di Alò, vi prego, sì, cioè... Sarebbe bellissimo. Anche perché finora ce n'è solamente una ad uso e consumo privato, che era peraltro una foto che era stata ritoccata da un nostro lettore, in cui presa dalla recensione di Dragon Ball. Ah, bella! Carina! Vedete, stai caricando e stai andando proprio over 9000, Super Saiyan God, Alò. Carina. Quella assolutamente, carina. Vi prego, dobbiamo farla. Vede, racconta anche un certo adesivo, sì, che abbiamo con Gabriele Niola, che non si sta aggiungendo alla nostra diretta, ma commenta. Quindi racconta l'adesivo a proposito di mondo dell'Oriente, diciamo. Ah, sì, no, perché in realtà ne abbiamo due collegati a Gabriele Niola di sticker su WhatsApp. Uno che è semplicemente lui che porta in dono delle pietanze, credo giapponesi o cinesi, non ricordo, che io avevo grabbato da una Instagram story che aveva fatto, e quindi preso, ho fatto lo sticker e subito mandato e ribattezzata Niola Omotenashi, perché c'è lui che sta portando tipo, non lo so, il Ramdon di Parasite, prima che uscisse Parasite, e quindi c'è quello. È un po' l'intero fatto al forno comunque. Esatto. Vabbè, ma non lo so se, sì, giusto perché la fonte è quella originale, ma non ci credo, per me è anche un po' una fake news. No, l'altra con quella pop star, rock star, anzi giapponese, di cui tutti quelli che non stanno nell'arcipelago nipponico sostanzialmente ignorano il nome, a meno che non siano chiaramente dei o delle fan della cosa. Lui si chiama tipo We Are X, una roba del genere. Quindi quando l'ha intervistato, Gabriele, esatto, Japanex. Quindi cosa è successo? Qui adesso proprio raccontiamo tutto. Nel backstage della 101 non era stato Gabriele a voler fare la foto con il talent, ma il talent giapponese che ha detto no, vabbè, sono qua con onorevole rappresentante di stampa italiana, e quindi hanno fatto la foto con la... che non è Wakan, ma è proprio appunto Japanex. E cos'è successo? Che noi ci abbiamo fatto lo sticker, chiaramente, per WhatsApp, e non paghi di ciò, ci siamo anche divertiti del fatto che quel giorno Niola è diventato The Rock, nel senso che quando ha messo su Twitter l'intervista con questo talent, nell'arco di 5 minuti ci ha avuto più retweet, cuori e menzioni di quante ne abbia avute dal giorno in cui sta su Twitter, perché... Sì, sì, è una cosa fantastica. No, ma io mi ricordo che per giorni sull'account Twitter di Bad Taste continuavano a arrivare. Sì, anche su Bad Taste, sì, esatto. Questo, sì. Ma una roba tipo 6.000 like o cose del genere con questa cosa di Gnola. Ma infatti, visto anche che appunto adesso per il cinema è un periodo appunto complicato, difficile, dobbiamo sostenere quant'altro, ma dobbiamo appunto ampliare un po'. Io andrei K-pop, sempre per rimanere in ambito coreano, J-pop, cioè ragazzi, allargare. Dice sempre anche Francesco, no? Ce l'ha insegnato lui, allargate. Ok, attenzione che stiamo andando verso ambiti un po' vietati qua. Allora, da quel giorno Niola ha detto, da quel giorno ho fatto 3 dischi di soft metal romantico, grazie. Li metteremo, diciamo, li regaleremo a tutti quelli che si abboneranno al nostro canale. E allora, per concludere la presentazione del palinsesto, in realtà il palinsesto di questa settimana sono 3 appuntamenti. Mercoledì, e sarà tutti mercoledì alle 5, Francesco parla di serie TV. Il giovedì, sempre alle 5, Francesco parla di cinema. Tra l'altro, un nostro lettore Gabritore commenta dicendo: ma un Ed Movies con Alò e Niola al posto di Ebert e Siskel? Lo so, sono vecchio, ma in realtà devi sapere che... Ebert. Scusate. E Siskel. Siskel. E, la cosa bella è che Alò, l'altra volta quando abbiamo parlato appunto di aprire Twitch e abbiamo parlato di questa doppia rubrica settimanale, mi ha detto
che bello, finalmente posso fare il grande rotocalco che ho sempre desiderato fare. Quindi non sei, non sei vecchio, te Gabritore, diciamo, c'è tutta una scuola di pensiero che noi sposiamo, che è portare questo atteggiamento su Twitch, quindi uno scontro generazionale che creerà, credo, molti cadaveri. Brivi di vedervi su Twitch e poi allo anche su Instagram, ormai lanciatissimo. Esatto, infatti non lo so, Francesco, prossima cosa da fare non diciamola. Avere un orgasmo. No, il quarto disco di Gnola sarà il suo best of, giusto? No, poi devi fare tour di fine carriera, ovviamente, per cui... E poi dopo, appunto, venerdì c'è il nostro appuntamento con Betty Studios Q&A, che abbiamo detto sarà anche su YouTube e su Facebook. Dopodiché, diciamo, nel corso del weekend annunceremo anche su Bettaste il palinsesto, e poi ogni settimana annunceremo il palinsesto. Dovrebbe essere abbastanza stabile, però noi lo annunceremo ogni settimana perché magari ci saranno delle variazioni. Però il nostro sogno, il nostro obiettivo, anzi il nostro programma, è quello di proporvi chiacchierate non solo su cinema e serie TV, ma anche su videogiochi, e poi presto inizieremo anche a streamare quando usciranno le nuove console, quindi nel corso dei prossimi mesi, e anche sui fumetti. Qui ci stiamo organizzando perché ci piacerebbe moltissimo fare delle chiacchierate settimanali con autori italiani insieme alla nostra redazione di fumetti. Ci stiamo organizzando, ovviamente nel corso delle settimane il palinsesto diventerà sempre più ricco, però tendenzialmente già lunedì dovrebbe esserci una prima live su videogiochi. Adesso poi Jacopo mi dirà nei commenti no, non siamo ancora pronti. Non lo so, però tendenzialmente il lunedì sarà la giornata dedicata ai videogiochi. Se riusciamo lunedì sera, però diteci nei commenti quali film dovremmo fare. Facciamo un watch party, o facciamo, se ci siete, se qualcuno di voi vuole o può esserci, se no lo faccio anche da solo. E se no poi il martedì dovremmo fare una diretta sulle serie TV, se non mi ricordo male. Poi c'è il mercoledì e il giovedì con Alò, e il venerdì Bethesda Q&A. Quindi mano a mano ci organizzeremo per fare sempre più cose. C'è la rubrica che vi ho detto di Gabriele e Gabriele, e dateci anche dei suggerimenti. Cioè, se voi, tra l'altro, a voi tre, se avete delle idee aggiuntive, ditele, perché siamo, insomma, in questo momento era bello perché Mirko sembrava guardare Francesco in attesa di un input, io osservavo la scena, esatto, e adesso Francesco guarda Mirko, nessuno guarda la faccina bed e io guardo voi. Benissimo, io sono specchiato, quindi non so da che parte devo vedere, per cui vediamo se ci sono dei commenti. Io ho un sacco di idee che però in questo momento non possono essere dette, e quindi aspettiamo che la censura di Twitch cambi, e in quel momento le dirò quando cambierà, se no non le potrò dire. Mirko, ci dicono, dovete pensare anche a mettere le notifiche sullo schermo quando qualcuno vi segue o si abbona. E credo che saranno cose impostabili quando... O se è buona o si abbona. No, si abbona. Se la compagna è buona, questa è una cosa... Allora, è un momento in cui non si può essere maschilisti. Mi raccomando, stiamo tutti attenti su Twitch su questo. Quindi se le compagne di Bettaste sono esteticamente affascinanti, comparirà una notifica. Però questa è una cosa maschilista. Stiamo già sforando in un argomento che non dobbiamo assolutamente sfiorare. Oh, me l'aveva scritta Bed stamattina, sta cosa mi filava stamattina. Sappiate, come dicevo, io smentisco categoricamente. Intanto io sto condividendo su Facebook che siamo live, grazie ad Angelica che ci sta aiutando dietro le quinte, ovviamente. Vediamo un po', allora, un po' di commenti. Mettete la schedule qua sul canale, poi, certo, metteremo il sesto. Prossimo social porn hub, non... vabbè, allora, credo che... No, questa è un po' una tendenza che non so. Ci sentiamo dopo. Sì, no. Oh, allora, Riccardo. Ma Riccardo è Riccardo... certo, è chi quale Riccardo è? Grande lui. Riccardo. Qua in terra, cinema tutti chiusi da giovedì, ma non soltanto. Io avevo capito che fosse soltanto Cineworld. A causa, perché, per chi non lo sapesse, c'è un bel casino in corso. È stato rinviato No Time to Die.
il cui titolo forse stava diventando un pochettino troppo attuale, e quindi è stato rinviato ad aprile, giustamente l'ennesimo blockbuster rinviato. Gli esercenti e soprattutto le grandi catene cinematografiche, che vivono di blockbuster, vivono di prodotto, diciamo, tentpole di alto livello, sono in crisi nera, sono molto spaventate, perché poi oltretutto è stato rinviato Dune, sono stati rinviati, è stato rinviato anche Batman, vabbè che non doveva uscire adesso a fine anno. Però restano, sono relativamente, anzi, molto pochi i film che usciranno in sala. Cioè, le streghe che dovrebbero uscire nei cinema internazionali, non in America. Però ancora per l'Italia non si sa. Ha fatto un sagace riepilogo Mirko su Facebook attualmente, se non ricordo male, quindi abbiamo Soul, che per me, vabbè, ho ancora molti dubbi in merito. E Assassino sul Nilo. Anche Wonder Free Woman, Freaky. Pure Free Guy, Ryan Reynolds. Ah sì, esatto, Free Guy e i Cruz 2 in materia di cinema internazionale. Dopo chiaramente c'è il prodotto nazionale, che infatti per fortuna adesso uscirà anche Verdone a fine... Ah no, è stato anticipato Monster Hunter, attenzione. Ah, Monster Hunter, sì, è vero. Monster Hunter, sì, 30 dicembre, almeno sì. Un altro ritorna. Sì. Io sono... Allora, non ero un grande fan di Paul Anderson, francamente. Invece... Dall'ultimo recensivo mi sono ricreduto. È uno dei miei maggiori guilty pleasure, la saga cinematografica di Resident Evil, quindi sono molto molto contento. Pure sì, per sì. Me, Poi sei visto, cioè, l'anteprima piccola di Monster Hunter, sì, esatto. Si vede quale, cioè, quello lo stile oramai, però sì, sinceramente per intrattenimento va benissimo. Poi a giorni arriva pure il trailer finale, così ci facciamo trailer esatto. Così almeno ci facciamo vedere più chiara, però dai... No, ma anche per il ritorno non si è visto nulla del pensate del che io mi ricordo la proiezione stampa del primo Resident Evil quando c'era la diceria che fosse stato offerto a George Romero faccia la vero, sua. È vero, è vero. Avevano fatto avevi intervistato qualcuno? Avevi intervistato qualcuno all'epoca? Non vennero mai, cioè era un miracolo che ce li facevano vedere in proiezione stampa. Sì, però mi ricordo sempre quando usciva il cinema sudcoreano, quindi prima parte degli anni 2000, quando c'è stato lo zombie, lo zombie reboot, no? Il momento zombie stupendo, ritornavano gli zombie al cinema anche in TV con Walking Dead agli inizi degli anni 2000, perché gli zombie erano scomparsi negli anni 90. Infatti c'è stato un remake di zombie appunto che c'ha e questo perché successo. Vedete com'è tutto bello e come tutto è intricato, perché il videogaming aveva aveva portato tanto ritorno degli zombie. Poi c'era stato Edgar Wright anche in Inghilterra e Danny Boyle in Inghilterra chi erano gli unici che erano stati famosi con gli zombie, con il Fulci a non farli? Ovviamente noi, esatto, come sempre. Sì, esatto, come sempre. Esatto. Anche perché poi appunto cioè, gli zombie di Danny Boyle sono quelli di Incubo sulla città contaminata, cioè quelli che corrono, quindi proprio eravamo noi, ma chiaramente Umberto Lenzi, grande esatto. So che c'è un film recente che è apprezzato tantissimo con un ascensore degli zombie, ma no, vabbè, non scaviamo nel no, ma voglio bene a tutti, però insomma appunto vabbè. Alders ci dice: streamare occasionalmente con altri streamer che parlano di cinema, serie TV? Sì, assolutamente, stiamo già lavorando in questo senso, speriamo presto di poter fare un po' di, diciamo, di chiacchierate in giro, anche perché, ripeto, siamo nuovi su Twitch, su Bethesda c'è da 16 anni ormai, infatti siamo tutti vecchissimi, tranne Mirko. Sì, diciamo, vabbè. Tu sei il nostro giovane vecchio preferito, perché già quando avevi 16 anni, quanti anni c'avevi quando hai iniziato a collaborare? Comunque una decina d'anni, avrò avuto 18-19. Pensa che era allegrissimo all'epoca, era proprio vivace. E poi si è spento una volta. Faceva Napoli, c'è tutti i cliché, mandolina, pizza, qua va. E guarda com'è diventato. Ti ricordi quello che fu cacciato dalla proiezione di Sherlock Holmes? Ero io.
No, allora, adesso qui, ecco, a proposito di Sherlock Holmes, è marginalmente collegato. Ricordo un'intervista bellissima fatta dal nostro Mirko in compagnia di un certo Jude Law, che appena visto, appunto, appena si è ritrovato davanti un italiano di Napoli, ha subito iniziato a parlare di calcio, e Mirko che stava lì, ma io sono l'unico napoletano che non segue il calcio. Infatti il bello è stato il dopo, perché ci siamo messi a parlare di pizza, che è scontato, però veramente ci siamo messi a parlare dei luoghi migliori in cui ha mangiato la pizza a Napoli. Ho detto, vabbè, una cosa che so, è stato simpatico. Vorremmo parlare di cinema nelle interviste, ma ogni tanto ci partono queste cose. Comunque, era dopo, però. No, vabbè, certo. Francesco, comunque attenzione, perché anche non si possono neanche fare, diciamo, usare stereotipi contro parti dell'Italia, eccetera. Quindi attenzione, perché anche qua stiamo toccando... quindi ma non... io ho detto il contrario, ho detto che non è abbastanza napoletano. Quindi... però in questo modo la parte per il tutto ti sei messo a, diciamo, portare avanti un stereotipo. Che in questi giorni, io che di calcio non capisco niente, però in questi giorni c'è questo problema con Napoli, Juventus e questo e quest'altro. Quindi cerchiamo, mettiamo proprio. C'è un livello d'ansia grandissimo. non possiamo parlare di nulla, solo di cinema, serie TV, videogiochi e fumetti. Per cui, Luca, oltre a parlare di Monster Hunter, dice punto di ritorno è una bomba, come aveva detto bene prima, e abbiamo fatto, fra l'altro, un podcast plus bellissimo della rubrica di Gabriele Ferrari, del nostro Stanlio Kubrick, che ha parlato di punto di non ritorno. Tra l'altro, i podcast di Gabriele sono bellissimi, come tutti i nostri podcast plus, però lui ogni settimana ci parla di un film del passato, un film molto cazzuto che lo ha colpito particolarmente, e devo dire che il resoconto, cioè non il resoconto, ma il racconto della storia di Punto di Non Ritorno è fichissimo, quindi recuperatelo. Per recuperarlo dovete andare su plus.bettest.it, iscrivervi al mese gratuito se volete, appunto, provare l'esperienza di Bettest Plus, e trovate nei vari podcast quello su Punto di Non Ritorno. Se invece avete già usato il mese gratuito, dovete iscrivervi e pagare, giustamente. Però io per sicurezza mi dissocio, ce lo stanno consigliando nei commenti. Ma è goliardia! È goliardia, ma Amazon non credo che... Anzi, forse non si può neanche parlare male di Amazon, quindi attenzione. Alders ci dice, pare abbiano assunto una coordinatrice per le scene di nudo per la serie di Del Signore degli Anelli. I tolkieniani sono infuriati? Che ne pensate? Temete possa avere troppe influenze alla Game of Thrones? Allora... Io vorrei ricordare che anche nell'Hobbit c'è una scena di nudo dei nani, nell'edizione estesa, dei nani che, diciamo, si divertono a gran burrone, mezzi ubriachi e quant'altro. Non so se ve la ricordate, perché non so quanti di voi abbiano visto l'edizione estesa dell'Hobbit, a parte me. No, io l'ho vista, però... cancellata poi proprio. Io non vorrei anche dire una castroneria, ma anche nel Signore degli Anelli ci sono un paio di scene in cui si descrivono momenti senza vestiti, ma semplicemente perché ci si faceva il bagno, cose di questo tipo. Quindi magari per questo motivo, non so cosa serva una coordinatrice delle scene di nudo, però magari... Cioè, non so cosa ne pensate i tolkieniani oltre a me. Intanto io l'ho letto sta polemica, cioè proprio poco fa, e c'è veramente molta gente arrabbiata per questa cosa, però secondo me stanno un po' saltando alle conclusioni, nel senso che, cioè, non è che automaticamente ora Amazon ha come obiettivo il Trono di Spade. È chiaro che uno vuole aspirare al successo del Trono di Spade, però comunque parliamo del Signore di Anelli, ok? E non credo che debbano ricorrere al nudo per come se fosse automaticamente un sinonimo di successo, capito? Però ecco, cioè, da queste cose sul casting, eccetera, escono sempre dei dettagli che non necessariamente sono rilevanti. Quindi direi di non saltare, ecco, le conclusioni. Avrebbe sottolineato anche un certo aspetto, ovvero la serie TV del Signore degli Anelli non ha nulla del Signore degli Anelli, cioè non è una, è stato ribadito anche recentemente, non è un adattamento del Signore degli Anelli. Ma di Narnia. Stiamo parlando di storie ambientate nella seconda era, eccetera, Numenor e quant'altro. Beh, poi le scene di nudo in Narnia, note, no? Quindi, cioè, io da tolkieniano ed appassionato anche dei film sia del Signore degli Anelli che dell'Hobbit, io aspetto tantissimo questa serie, non vedo l'ora, però l'aspetto ben sapendo che sarà ispirata alle storie della Terra di Mezzo, e probabilmente
cioè, sarà molto autonoma, cioè, vi saranno probabilmente, cioè, sappiamo ci sarà Galadriel e così via, ma sarà completamente romanzata, inventata. E che sarà un po' un problema, perché col fatto che la Terra è di mezzo, cioè anche per i movimenti, è in piccia. Grazie. Questa è grandissima. Questa è peggio della mia sulle abbonate. Grazie. Allora, spiegate la storia di Sherlock. Forse l'hanno già... Beh certo, Jude Law, perché scusate, non avevo poi circostanziato, era il junket di King Arthur, non di uno Sherlock Holmes, anche perché, anche per gioco di ombre. No, in realtà avevi fatto a Roma la premiere. Noi abbiamo introdotto Mirko aveva fatto Red Carpet a Roma. Era Red Carpet a Roma di gioco d'ombre. Però sì, invece... Red Carpet, sì, là era. Sì, però invece quest'altro... Invece là era per King Arthur, sì. Esattamente. Finché è piaciuto solamente a noi quattro, credo, fra le altre cose. Sì, io l'ho amato veramente... A me è piaciuto un sacco. Vabbè, credo che nemmeno a regista sia piaciuto, per cui vabbè. Distrattamente, ovvero il nostro amico Stefano... e collaboratore Stefano dice forza Lecce, molto bene, direi che si commenta da solo. Alders aggiunge basta dire ci dissociamo o mai vabbè io arrivo in ritardo sui commenti. Ma te sei laggato, ma no, con internet proprio, esatto. Allora, la baita di Manuel ci fa una domanda di videogiochi, però in realtà è Luca che dovrebbe rispondere, perché qua della redazione di videogiochi, cioè non che far parte della redazione cinema, TV o quant'altro implichi che non giochiamo ai videogiochi, anzi Alò è un grandissimo videogiocatore. Scusa. Vabbè, a parte Bede che ha praticamente qualsiasi console dagli anni 70 in poi, credo. 80, dai. Scusa, adesso che sto appunto vedendo Il Soprano, ti ho risposto alla Poliquartieri. Sembrava, capito, che facessi la prima console che hai avuto? Il NES, però a casa di un prozio giocavo con il Commodore 64. C'aveva, oddio, e... giocato da piccolino, sì. Ma da amici non ce l'avevo. Però sì, la prima che ci ho avuto è stato il NES. Sì. Mirko, non ti chiedo la tua prima console perché probabilmente dirai l'iPhone, no, la PlayStation 1. Uno? Sì. Ma quanti ragazzi, è l'unico giovane che non gioca ai videogiochi, ragazzi, vi ricordo questo. Lo sto tartassando da anni, dai, è ora. Poi in realtà ho giocato a Crash, cioè ho smesso di giocare, però ho ripreso un po'... sono scontato il Signore degli Anelli, l'Ombra di Mordor. Che vabbè, bellissimo. Lo so, ma a me basta che ci sia quella... E poi vabbè, ci sono i Lego che mi fanno schiattare, i Lego, i vari tipi di Lego, che allegria, sono simpaticissimi, poi... e basta. Cari lettori, sappiate che c'è una redazione di videogiochi molto più ferrata di noi, però suppongo che Mirko è fantastico. Io ho visto Francesco Alò giocare con i videogiochi, però Mirko sta aspettando sicuramente un certo gioco. Ah, vabbè, no, pure come si chiama? Quello sì, Harry Potter. Mi sa. Vedo che lì ci sarà veramente. Però mangia la pizza. Ma sarà vero, Angelica? Vogliamo le prove. Francesco, anche tu sei un grande videogiocatore in realtà, nel senso che a me piace molto. Di partite durate decenni a Skyrim, giusto? Io sto rigiocando a Skyrim per la 12ª volta, sto aspettando The Witcher, un nuovo... l'hai mai provato? Ma non giocavi a The Witcher? Certo che l'ho fatto The Witcher, certo che l'ho fatto, l'ho amato moltissimo, però con Skyrim c'è un rapporto diverso. Skyrim è come il Signore degli Anelli in relazione a Trono di Spade, in relazione a Witcher, cioè è spirituale, non c'è sesso. E poi, come sa Bedeschi, faccio una cosa molto estrema quando gioco a NBA. Io faccio una stagione NBA regolare da 82 partite con la mia squadra, i Boston Celtics, e gioco 12 minuti a quarto ogni partita. Confermo, l'ho visto. Io sono sconcertato. Io faccio la regular da 82, 12 minuti a quarto. Ma di notte? Quando è che fai questa cosa? Scusami. Ci metto un anno, faccio una stagione che dura un anno, comincio in autunno e faccio i playoff in primavera, e mio marito mi vede urlare d'estate che finiscono le finali. Non ricordo chi usi, però. Mm? Chi usi, però? Quello non mi ricordo. Di squadra.
Boston Celtics. Ah, i Celtics, ok. Io tifo per i Boston Celtics. Per fortuna Luca Mazzocco della redazione videogiochi ha risposto nei commenti: yes, giochiamo a Fall Guys, mo vediamo se riusciamo a coordinare partite di gruppo. Vi sottolineo che speriamo prossimamente, nel corso dei prossimi mesi, di iniziare anche a streamare videogiochi, perché è anche abbastanza fondamentale qui su Twitch, però già inizieremo nelle prossime settimane a fare anche delle chiacchierate con la redazione videogiochi, per cui si potrà approfondire maggiormente questo argomento con chi ne sa più di noi. Io non mi sono espresso sui videogiochi. In realtà io il videogioco è terribile. Io gioco parecchio. Recentemente ho avuto per le mani una Nintendo Switch e mi sono chiuso completamente su Animal Crossing a livelli maniacali, come Bedeschi sa molto bene. Yeah. E adesso credo che tornerò con la mia PlayStation. Non lo so, magari cercherò di finire The Witcher, perché non l'ho mai finito. Mentre The Last of Us non mi sono azzardato, l'ho visto giocare ma non mi sono azzardato perché credo che il mio cuore cederebbe, quindi io devo rifarli in modalità plus, sempre per rimanere in tema plus. Aspettate un attimo, perché la baita di Manuel dice: in realtà ce ne sono come di scene di nudo in Narnia, il problema è che i personaggi sono ragazzini, dai. Basta, censuriamo anche questo, via. Stefano Prates: comunque ci sono un sacco di utenti che ci seguivano su YouTube e su Facebook. Fedeltà, dai. E quelli che ci dicevano: ma perché non mandate su Twitch, Andre, che ne dici? No, dovete sapere che... che dovevi aprire Twitch, Bernie, sono 3 anni. Lo so, abbiamo dovuto affrontare alcune cose, tra cui essere travolti da questa cosa chiamata pandemia che ci ha incasinati a livello logistico non poco. Come sa chi ha seguito le nostre varie vicissitudini durante il lockdown. Allora, no, tra l'altro dicevo che Martina Vitelli, che prima ci commentava, qualche giorno fa mi ha scritto in privato dicendo: Andrea, vi volevo consigliare di aprire Twitch. E io le ho risposto dicendo: Martina, ti voglio bene, perché stiamo lavorando da settimane all'apertura del canale Twitch, quindi è proprio il tempismo perfetto, e ci ha anche dato molti consigli in questi giorni. Stefano dice: con questa nube della prossima chiusura delle grandi sale, come vedete un ritorno delle piccole sale con una programmazione, con solo una programmazione, potrebbe esserci un ritorno? Guarda, io seguo gli amici del Cinema Beltrade qua a Milano, che sono una monosala, e sostanzialmente stanno avendo più o meno, credo che stiano avendo più o meno gli stessi risultati pre-lockdown, nel senso che loro hanno una programmazione molto particolare, molto curata e molto attenta, e tra l'altro propongono anche pellicole del passato, quindi sì, confermo che secondo me potrebbe esserci un ritorno del cinema, non dico desse, ma quasi. Io in realtà mi aspetto e spero che questa situazione dei multisala non continui, cioè non si prolunghi per mesi, mesi e mesi e mesi. Cioè, io spero veramente che nei prossimi mesi si possa ritornare ad avere del prodotto con regolarità, perché poi non è l'uscita di Tenet il punto. Cioè, il punto è che devono uscire un cluster di film, di grandi blockbuster, per convincere il pubblico a tornare in sala. Sì, io adesso per carità mi rendo conto che io è chiaro che parlo delle Marche perché vivo qua, quindi non ho esperienza diretta delle altre regioni, però in una regione come questa abbiamo perso 9.000 posti a sedere, 41 schermi, perché tanto UCI ha chiuso, Giometti giustamente, punto di domanda, non rinnova le sale perché chiaramente i cinema non stanno uscendo prodotti americani, certo. E quindi in tutta la provincia di un capoluogo di regione come Ancona, appunto, ci sono due multisala a distanza di 55 chilometri l'uno dall'altro. Però sì, i nostri amici poi del Cinema Azzurro di Ancona paradossalmente stanno avendo un'ottima programmazione, proprio perché si possono dedicare a quei film che avrebbero dato anche in circostanze normali, e quindi prodotti, apriamo le virgolette, di nicchia. Anzi, da quanto so, c'è stata anche un po' di delusione relativa al fatto che non è stato possibile proporre il processo, o che non è stato possibile proporre il processo ai Chicago 7, perché da quanto ho visto credo sia uscito in 5 sale in tutta Italia, credo. Mm-hmm. Penso Roma, Milano, Bologna, Firenze, credo. Ma Fra, tu che invece vivi a Roma, hai avuto notizie, hai visto un po' com'è la situazione delle sale lì da voi? Cioè, perché c'è anche una certa tradizione di cinema monosala o quasi, anche se ne stanno chiudendo, ne hanno chiusi nel corso degli ultimi anni parecchi.
ma com'è la situazione? Il Quattro Fontane è aperto, sì. Sì, sì, è aperto, aperto, anche per le proiezioni stampa. Ma qui da noi le cose vanno bene, anzi vanno molto bene in un'ottica di ripensamento della sala che sarà necessario, ma prima del Covid, questo già ne abbiamo parlato anche noi, e quindi bisogna assolutamente, come scriveva Gabriele, suppongo, scrivendo anche a Stefano qua, parlando dell'Inghilterra, bisogna arrivare a un concetto di cineclub, e cioè appunto a un'idea di cinema anche con rassegne, con dibattiti, con partecipazione, soprattutto per le nuove generazioni, se no non ci vanno al cinema. In poche parole, dai 50 anni in su il cinema è un'abitudine radicata all'interno di una generazione, dai 50 anni in giù, dai 40 anni in giù si perde sempre di più, sotto i 30 non c'è l'abitudine, capisci? Non c'è stata l'abitudine, quindi tu devi a quel punto, blockbuster o non blockbuster, monosala o multisala, devi ritornare con forza a portarli dentro. E qua a Roma ci sono delle cose a cui spero di partecipare anche io in futuro, perché i critici secondo me dovranno avere un ruolo in questo, dovranno proprio andare a fare animazione, bisognerà proprio andare a fare animazione e prenderli, e quindi si sta ragionando molto su questo, e le realtà più moderne ce l'hanno molto presente, perché se no non prendi sì, ma sì, nemmeno i giovani, non prendi quelli sotto i 50 anni d'età. Ma noi come Bettest già prima del Covid vedevamo come fondamentale l'evento in sala, con la partecipazione nostra, con la partecipazione anche di critici, dibattiti, ma questo già da anni e anni e anni. Poi da quando abbiamo iniziato ad avere questa partnership con Arcadia, regolarmente facciamo l'introduzione dei film più grossi che escono in sala, e Francesco, noi ci siamo rincontrati alla prima proiezione di Tenet a fine agosto, quando ancora sembrava che poi sarebbero usciti molti altri blockbuster, e per cui io già posso fare la promessa che ci metteremo in primissima linea, come lo siamo sempre stati, per fare questo tipo di attività non appena sarà possibile farlo. È già possibile farlo, per cui io per esempio qui vicino a casa mia ho il cinema Anteo City Life, che è il mio cinema di riferimento quando non vado a Melzo, perché è dall'altra parte dell'area metropolitana rispetto a casa mia, e lì, per esempio, a volte vengono organizzati dibattiti, incontri con i registi e così via, per cui magari potremmo iniziare a fare qualcosa del genere anche con loro. Mirko, tu sei stato in sala, sei stato al cinema l'altra sera, giusto? No, ieri sera. Allora, c'era Il giorno sbagliato a 4 euro, per la serie che oramai non si capisce niente. Ho detto, dai, anticipiamoci un po', a finire che c'è un po' di gente. E niente, non c'era nessuno. Ma veramente nessuno. In sala. Sono andato a vedere Il giorno sbagliato con Russell Crowe. Ah, con lui proprio? No, con lui. Anche lui. Ma eri ad Arcadia Rebusco? No, era qua in provincia di Brescia. Però una sala a 300 posti, sul serio, mi è venuta l'angoscia, perché ho detto, cioè, perché neanche un'altra... Cioè, non riuscivo a capirlo, sul serio. Biglietto pure basso, un film che comunque, anzi, l'ho pure scritto, a me ha divertito tantissimo. Cosa c'è stato di... cosa è mancato, capito? Perché e comunque faceva il pienone sto cinema. Cioè, mi ricordo una proiezione di Cena con Delitto dove c'era veramente un botto di gente. Ora un misto di, non so se ancora un po' di... paura oppure di... ma anche comunicazione, perché secondo me c'è anche questo stato, nel senso che, ma è una cosa molto frequente, che molti sono ancora ignari della riapertura di alcuni cinema, quindi esatto. Secondo me anche quello è un passaggio che manca, capito? Io faccio, diciamo, parte di un gruppo di come si dice, di newsletter, di comunicazioni tra persone anche che fanno parte del gruppo degli esercenti e quant'altro, e si sta ragionando molto, a parte lo sconcerto dei vari rinvii, e fino a qualche giorno fa l'idea che non uscissero neanche film italiani, poi per fortuna hanno iniziato ad anticiparne e a fissare prossimamente date di uscita di film anche importanti italiani. Verdone, secondo me, è fondamentale.
e c'è da tutte le parti si dice bisogna fare una grande campagna di comunicazione. Questo l'avevamo detto quando è iniziato il lockdown, l'abbiamo detto a giugno quando hanno riaperto le sale, l'abbiamo detto quando è uscito Tenet, lo stiamo dicendo anche adesso. Noi siamo sempre a disposizione da questo punto di vista, ma non siamo solo noi, serve anche che vengano dati dei messaggi chiari e precisi, che sono: al cinema non si sta ammalando la gente, cioè non ci sono casi riportati, non ci sono focolai che nascono dalle sale cinematografiche, anche perché sono mezze vuote, se non molto meno che mezze vuote, così come nei teatri, tra l'altro andrebbe sottolineato, e va assolutamente promossa la sala come luogo sicuro di intrattenimento nel rispetto totale delle norme. Bisognerà fare rassegne, bisognerà fare tanta comunicazione, speriamo che presto ci sia un coordinamento da questo punto di vista, perché al momento non c'è stato assolutamente, e questo noi che facciamo parte dei media siamo abbastanza allibiti da tutto ciò, perché è vero che anche, nel senso, non soltanto in Italia, in America sono messi molto peggio di noi anche a livello di comunicazione, perché io vedo siti che dicono che il cinema è pericoloso, siti americani anche, cioè lo sapete, su Collider c'è questa campagna secondo me sconcertante da mesi che parla del cinema come luogo da appestati. Poi vabbè, in realtà non è solo svariati anche Slash siti. Film, tra l'altro, non Slash so. Film, Screen Rant, sono svariate realtà che non credo sui drive-in. Stefano ci dice nei commenti, i drive-in non li vedo assolutamente come occasione estiva di andare a vedere un film. Ok, a Los Angeles ovviamente i grandi drive-in sono quelli che stanno trascinando più gente al cinema, e tra l'altro fanno anche le medie sala più alte di tutti gli Stati Uniti, i drive-in di Los Angeles, quello della Paramount in particolare. Però cioè, noi abbiamo una rete di cinema che funziona e funziona. Adesso vi racconto, sono stato in ferie in Sardegna, no? E dai miei parenti, e sono stato un giorno a Portopino al mare, giusto per farvi proprio i cavoli miei, e lì vicino a Portopino, che sta nel sud della Sardegna, in un'area anche, diciamo, d'estate popolatissima, ma in media poco popolata, non che la Sardegna sia chissà che, insomma, quanto popolata, però sta nell'Iglesiente, nel sud Iglesiente, vicino a Carbonia, e lì c'è un nostro lettore da tantissimo tempo, che si chiama Mauro Azzori, che ha un cinema, il Super Cinema di Carbonia, e io e Mauro cioè anche voi lo conoscete, Francesco Mirko e Bede, però io dal vivo non l'avevo mai conosciuto, cioè sono, credo, sì. Mi sa che lui ci crede, perché tu l'hai incontrato alle giornate professionali. Io alle giornate professionali lì a Riccione, sì, un paio di volte. Ecco, io gli ho mandato un messaggio e ho detto: senti, sono qua, sono a Portopino, faccio un salto a Carbonia, e in realtà mi ha raggiunto lui, giusto per rivederci, per incontrarci, e mi stava raccontando, lui ha questa sala, non mi ricordo se è un monosala o se hanno due sale, credo due sale. Due. Esatto. E praticamente ha dovuto chiudere il cinema, cioè lo ha chiuso, penso, un mese fa, dopo l'uscita di Tenet, e non prevede di riaprirlo, almeno non finché non, secondo me non fino a dicembre, cioè fino a dicembre rimarrà chiuso, perché giustamente diceva la sala resta in perdita, soprattutto perché già è una zona poco popolata, mettiamola così, in più c'è questo terrore dilagante sul cinema che non si capisce perché, non c'è prodotto, e lui ha fatto due calcoli e ha detto: al momento probabilmente andrei letteralmente in perdita a tenere aperta la sala, rispetto che tenerla chiusa e poi riaprirla quando sarà possibile. Ci sono altre realtà che sono grandi, grandi multisala, che insomma, cioè, stanno andando in perdita in questo periodo, quindi speriamo che mano a mano escano sempre più film, e sempre più film di richiamo, francamente, perché poi i film di Venezia sono importantissimi, Francesco, assolutamente, ed è molto interessante i risultati, cioè sono molto interessanti i risultati che stanno dando, però è il cinema di richiamo che porta la gente in sala. Io Zalone lo amo, non apprezzando tantissimo i suoi film, ma lo amo perché porta una valanga di gente in sala, e non avete idea di quanto mi roda sapere che a gennaio milioni di italiani sono andati al cinema, hanno visto un sacco di trailer,
prima del film, per tutta la stagione, e poi tutti questi film non sono usciti. E quindi l'enorme trampolino di lancio che stavamo aspettando tutti per la nuova stagione, che era il film di Zalone, e a sto punto dobbiamo aspettare altri 3 anni, 4 anni prima che esca il nuovo film, è andato completamente sprecato. Adesso vorrei dire, lockdown all'italiana, credo che non so quanti incassi potrebbe fare, però io non so, ecco, Mr. Rob dice quello che stavo per dire io, cioè probabilmente chi andrà al cinema a vedere Lockdown in italiana perché vuole essere spensierato e vivere un'esperienza comunitaria in sala e divertirsi, poi vedrà magari tanti trailer, speriamo anzi che li veda, cioè che siano organizzati in questo senso. Che ne pensi, Fra? Secondo te potrebbe essere un film di richiamo? Che domanda difficile. Ho paura di no, perché... Peraltro, appunto, è il primo film che... è una risposta lunghissima la mia. Quanto tempo ho? Infinito. No. ecco, intanto non so se c'è ancora pubblico per questo tipo di commedia, come dice Gabriele, perché loro sono in calo. Peraltro questo è il primo film di Enrico Vanzina da regista, dopo la morte del fratello Carlo. E sono in calo di incassi da anni. Quindi il trend non è positivo. E poi c'è questa idea del fatto che è il primo film che che è il primo film che non che affronta di petto la questione in una chiave quasi di exploitation. Che cos'è l'exploitation? È un atteggiamento molto aggressivo del cinema, per non dire cinico, di sfruttamento, dal il termine, nei confronti di un tema o nei confronti anche di un successo in chiave più meta. Di un successo cinematografico o di un tema sociale, con un approccio molto novecentesco che oggi non piace più, perché oggi il cinema, perché oggi questo atteggiamento è criticato, che a me mi fa impazzire, no? È come quando si sconvolgevano anche i lettori di Bad Taste, My God, per 50 sfumature, ti ricordi, Andrea? Sì. No, capito, urlavano. Twilight, urlavano. No, ma 50 sfumature è peggio, perché, capito, cioè urlare contro il softcore vuol dire che c'è qualcosa proprio che non va, che era una proposta novecentesca, no, di cinema borghese, dalla commedia sex italiana a qualcosa di un po' più serio. Quindi oggi indigna, capito, indigna chi vuole anche sfruttare, no? Il lockdown, mettendolo anche nel titolo, quando in realtà noi veniamo da lì, cioè il cinema nasce anche in questa chiave, ma oggi fa parte del politicamente corretto di oggi, no? Cioè tu devi essere più buono e devi essere, che è un'ipocrisia gigantesca. Quindi tutto sto pippone per dire che, e sono stato breve, per dire che secondo me non, anzi verrà rifiutato, è un film che verrà rifiutato secondo me, quando invece è molto interessante. Io l'ho già visto, è molto interessante come film. Ah, l'hai già visto, ma non puoi parlarne, ovviamente. Ho già detto che è molto interessante per me, quindi ne ho parlato. E detto ciò, però penso che verrà rifiutato, perché oggi in questa isteria demagogica e populista, capito, viene anche addirittura... non dovevi fare questo film, stai lucrando, quando il cinema lo fa dal 1895. E dimenticare questa nostra parte è sempre molto triste. Oddio, ecco, vedi che si è annoiato. Non dovevi fare, cioè io lo sapevo che si incazzava, si può dire incazzare, e se ne andava a bed. Lo sapevo che sul lockdown all'italiano lo perdevo. È per questo che ero ritrovato. Io non sono d'accordo con la baita di Manuel, perché dice: io credo che sarà la morte della sala cinematografica per come la conosciamo. Allora, su Variety qualche giorno fa c'è stato Variety con il quale mi trovo sempre meno d'accordo su certe sparate che fanno, certi editoriali veramente fuori luogo, secondo me, però in questo caso non sono stati... Non, cioè hanno messo a fuoco bene la cosa, ovvero quante volte negli ultimi decenni, in realtà dagli anni 40, anzi secondo me dagli anni 20, se non mi ricordo male, già sottolineavano come già negli anni 20 si parlasse della morte del cinema, e negli anni 40, negli anni 60, 70, l'arrivo della televisione e poi l'arrivo delle videocassette, quindi
io non sono convinto che possa essere la morte della sala cinematografica, anche come non può essere questa pandemia la morte della socialità. Noi siamo animali sociali, l'esperienza di visione in gruppo, come il teatro, per esempio, è assolutamente fondamentale per noi. E il pubblico cinese ce lo sta dimostrando, ragazzi, cioè la Cina è esplosa dal punto di vista cinematografico negli ultimi anni, adesso ha preso la rincorsa prima di tutti per tornare in sala e sta recuperando alla grande. Sono abbastanza convinto che in altre forme, in altri modi, però la sala non... ecco appunto, infatti, Gabriele dice sì, però aspetta, abbiamo sempre sentito parlare della morte del cinema, ma ci sono stati gli step di calo indubbi. Quando è arrivata la televisione, il cinema ha cominciato a incassare meno e non è mai tornato ai livelli prima della TV. Ma io non sto parlando di sarà sempre il cinema che è sempre stato, cioè è ovvio che negli anni 40 c'era solo la sala cinematografica, l'unico sfruttamento, e le mamme si lamentavano con i figli perché dicevano ah, sempre a leggere questi libri, come oggi lo dicono con i videogiochi, credo. Quindi non, nel senso, secondo me il punto è che la sala però non morirà, cioè non stiamo andando verso la morte, stiamo andando verso forse un cambiamento ulteriore. Posso? No, perché sì, certo. Non circostanzio per paura di termini e parole, però nel senso, se parliamo di un determinato contesto dove il cinema è ripartito, bisogna anche considerare che si tratta di un contesto dove se qualcuno dall'alto dice è sicuro, sì, tutti vanno, perché certo, quella parola è verbo quasi divino. Ci sono altri contesti dove la comunicazione, ma non solamente per il cinema, per qualsiasi cosa, presume un contraddittorio che può avere basi scientifiche e basi deliranti, e come conseguenza le persone reagiscono a determinate possibilità e prospettive in maniera differente a seconda del fatto che siano più propense a... Però se adesso lì c'è stata quella festività molto importante in quel dato mercato, e hanno pure riportato la capienza della sala al 75%. Sì. In altri però, mercati, anche se fosse stato possibile raggiungere un 75% della capienza, non ci sarebbero comunque andati, perché magari avrebbero anche cavalcato certe onde, certe ondate, pure per quel certo motivo là. D'altronde l'ha detto Sorkin a proposito della release del processo a Chicago 7, ha detto andiamo su quella piattaforma là, perché se no non penso che al cinema quel dato tipo di pubblico che sta andando ora al cinema sarebbe venuto a vedere il mio film. Ah, giusto, ma, non scusami, possiamo dire Netflix, Pat, perché siamo su Amazon. Ecco. Ma stavi parlando ancora dell'Inghilterra? Cioè, della Cina, no, stavi parlando adesso? Scusami. Io, no, io mi dissocio dal fatto che tu stia dicendo che io stavo parlando... La parola Cina, non si può dire con Cina. Con goliardia, sì, no, beh certo, mi stavo collegando al discorso sul box office cinese che in questi giorni è arrivato a livelli pre-Covid. Cioè, vabbè, proprio a livelli... Però, cioè, lo dico soprattutto ai giovani, il mondo è diverso. Cioè, non siamo tutti uguali. Cioè, la Cina arriva al cinema di prima visione, in un'ottica borghese, negli ultimi 20 anni. Sì, assolutamente. Cioè, ragazzi, cioè, esiste la geopolitica, esistono le aree, esiste la storia, esiste il Novecento ed esiste quello che accade nel Novecento. No, ma Harry Potter sta incassando più adesso di quando è uscito al cinema all'epoca. Io vi ricordo un incontro molto interessante, c'era Della Monica e Bernie con Proietti alla Universal, dove a un certo punto abbiamo cominciato a parlare di massimi sistemi e c'era questa cosa molto affascinante che in Cina il cinema sarebbe ricominciato. Mi spiego meglio, cioè in Cina si sarebbe rifatto lo squalo. In Cina si sarebbe rifatto tutto. In Cina si sarebbe rifatto Viaggio sulla Luna di Méliès. Cioè, ragazzi, i mercati e le culture e i paesi, perché sennò sembra la gag dell'aborigene di Guzzanti, no? Cioè, siamo molto più divisi di quello che pensiamo. Cioè, non è che siamo connessi. Siamo connessi, ma manco per il no, cavolo. Oltretutto in Cina. Insomma. Quindi quello che diceva Niola è corretto, cioè in Italia si andava al cinema a un livello industriale, ok? Quindi quando quegli sciamannati di Gig provano molto debolmente dal punto di vista intellettuale a dirmi che non fanno i sequel perché non ci sono i soldi, quando io gli cito Leone ovviamente per affondarli del tutto, dicendogli è il tuo punto di riferimento Leone, dopo il successo di Per un pugno di dollari in un anno e mezzo fa 3 film, quindi non ci hai capito un cavolo del tuo maestro, perché nel momento in cui vede che ha fatto una cosa
eccezionale, e loro dicono: ma non ci stanno i soldi di quel momento. E certo, ma lo devi mettere in proporzione, ovviamente. È ovvio che non ci sono i soldi di quel momento. È ovvio che c'era tutta una società che andava al cinema, tutta, tutta. Ma perché? Ma perché si voleva uscire di casa? Lo sai, una volta Giffoni, Bryan Cranston, mi ha detto: ma perché non volevamo stare a casa? Cioè, una cosa bellissima, sociologica, cioè dobbiamo studiare un po' le società dei paesi, come erano. Cioè, lui diceva, cioè, avevamo i genitori che litigavano, io e mio fratello ci rompavamo le palle e volevamo andare via di casa, ma c'era gente che andava a pomiciare, ragazzi, c'era gente che andava a pomiciare, manco c'aveva la macchina, e costava poco quel posto. No, perché oggi, capito, tutti i cinefili, altra enorme cavolata, altra enorme ipocrisia. Cioè, questo luogo era un luogo dove si andava, ok? Anche solo per andarci, sì. Ok? Per limonare, eh. È cambiato, no, perché magari in Olagnani queste cose proprio non ci arrivano, no? Perché è impossibile. Quindi si va adesso in questi posti con un obiettivo, vedere un film, è cambiato tutto. E quel film tu lo vedi meglio a casa, lo vedi meglio a casa, capisci? Dipende, però sì, assolutamente. Nell'80% dei casi sì, a meno che non c'hai il cipriota, a meno che non c'hai il cipriota che a New York si mette davanti alla porta, quello che io dico da anni, che non vedo nella mia città. Andrea ha citato la sua esperienza ad Ancona, Mirko, tu parli dei Fumagalli, Andrea, no? Ferrara fa questo film su questo cipriota a New York, che si mette sulla porta del suo cinema e dice: signore, ai borghesi che arrivano, le piacciono i popcorn? Mette i popcorn a 50 centesimi in meno, si mette lì, li chiama per nome, li conosce, vuole fare un cinema di quartiere e vuole essere lontano, diciamo, indipendente rispetto alle catene di franchise per la scelta del film. Se tu non hai questo atteggiamento, adesso tu chiedimi a Roma quanti io vedo che sono così. Nessuno. Quindi il cinema in questo modo è giusto che muoia, perché non c'è amore, perché non c'è tensione imprenditoriale. Io arrivo in dei posti, Andrea, e manco mi guardano la cassa, non mi guardano nemmeno quando pago il biglietto. Non va bene, ma non va bene da un punto di vista capitalistico, non va bene da un punto di vista imprenditoriale. Ma infatti noi abbiamo un riferimento che sono appunto gli amici Fumagalli, che anzi hanno una passione veramente viscerale per quello che fanno, e che ci accomuna molto, tra l'altro. Cioè, i cinesi sono usciti dalla grotta 20 anni fa, sostanzialmente, no? Sono stati completamente in un anacronismo, no? con la nostra società occidentale. È ovvio che adesso stanno riscoprendo e rifaranno lo squalo, capito? Cioè stanno in una non sono sincronici con noi. Ecco perché noi ci troviamo in un altro momento. È vero, Gabriele dice: la cosa curiosa è che adesso che i cinema si sono spostati nel multisala fuori dalle città, lì hanno più successo, anche perché la gente è come se avesse meno intrattenimento e quindi va al cinema giusto per andarci e poi scopre il film alla cassa. Sì, diciamo. Assolutamente. E comunque, io secondo me, cioè la cosa che hai detto sul fatto che il governo cinese dice che da oggi si può andare al cinema e dice: andate al cinema perché è sicuro, e i cinesi lo fanno e vanno tranquillamente. Infatti mi piacerebbe capire Shanghai Disneyland come sta andando, tra l'altro. Però c'è anche la Corea del Sud e c'è anche Taiwan, che sono due, diciamo, cioè, mi sembra che siano democrazie abbastanza rodate. Sì, assolutamente. Però, Taiwan, democrazia rodata, è un po' complicato, visto anche l'andazzo post Hong Kong invasa. Però diciamo che lì c'è il vantaggio di una popolazione abituata da 20 anni, esatto, al contact tracing, esatto, al mettersi le mascherine, al fatto che c'è stato già il SARS e quant'altro. E quindi lì, e poi c'è anche un prodotto locale, che è quello del cinema sudcoreano, che spinge moltissimo. Peninsula, i discreti soldini li ha fatti, appunto, però si ricollega tutto al discorso proprio dell'impostazione sociale e della vita comunitaria, che è differente. Noi da questo punto di vista, a prescindere da come ciascuno di noi la possa pensare o meno, siamo individualisti. In altre parti del mondo c'è prima la collettività e poi l'individuo, poi dopo con tutte le sfumature del caso varie ed eventuali, però c'è un tipo di mentalità differente. Non individualisti, ma anche semplicemente, secondo me, per una volta dico una cosa a favore nostra, cioè, Andrea, siamo
scusami, ma se tu stai a casa tua e ti vedi un film di David Lynch invece di andare a un cinema dove ti disturbano col cellulare, il proiezionista lo proietta male, non vieni guardato in cassa quando entri, no, non c'è calore. No, lo vedi a casa, non è individualismo, è perfezionismo. Aspetta, io facevo un discorso in senso più ampio, dopo è chiaro, io guarda che quando cos'era l'anno scorso, un anno e mezzo fa, abbiamo intervistato il responsabile della Sony divisione proiettori e abbiamo parlato proprio di questo. Io ho detto, ma scusa una cosa, senza citare in questa sede la catena, io chiaramente avevo nei paraggi di casa due multisala della data catena, in cui se io vado a vedere Avengers Endgame 1917, quello che è, qualsiasi film, c'è un impianto audio che è scandaloso, un proiettore a 1.5K che c'ha 10 anni sul groppone, delle lampadine, dei proiettori che sono state messe lì quando è stata aperta la sala e non sono state più cambiate. A casa c'ho il 4K 55 pollici Dolby Surround. Io mi sono reso conto che vedere Avengers Endgame in quella data catena e in un'altra che in realtà ha delle apparecchiature 4K della Sony e a casa mia non era lo stesso film. Sì, cambiava solamente la dimensione, ma se io devo vedere uno schermo di 15 metri per 7, dove ho le zone di nero che sono un mappazzone melmoso dove non si percepisce la sfumatura dei neri, il contrasto, la luminosità, quello non è andare al cinema, quello è rubare i soldi alla gente. Certo, io mi sento un vecchio sfigato, però l'ultimo film che ho visto prima del lockdown è stato in una sala affollatissima dell'Anteo City Life qua dietro casa mia, una sala relativamente piccola anche tra quelle che hanno a disposizione. Realtà forse la più grossa. Ed è stato gli anni più belli, tra l'altro con Gabriele Muccino in sala ed Emma Marrone, ed è stata è ovvio che poi si è mescolato in questa specie di mix di ricordi, sembrano passati 10 anni, in realtà sono passati 10 mesi e cose così, però è stata un'esperienza che continuo a ricordare, come l'essere lì in sala, emozionarmi con gli attori sul grande schermo per una storia che poi, cioè, io non sono un mucciniano della prima ora, per cui, però in realtà il film mi è piaciuto molto, e cioè è ovvio che la sala è importante, perché è importantissimo che si veda bene, per fortuna Anteo sa fare le cose per bene e ha un certo rispetto anche nei confronti degli spettatori, però è anche l'esperienza di vedere qualcosa insieme ad altre persone, a degli sconosciuti, che per me è ancora magica. Secondo me è magica per tutti, può essere magica per tutti, bisogna convincere le persone, però i ragazzi, i giovani eccetera, che può essere magico, quindi no, non convincerli. A loro non devi convincerli, Andrea, a loro glielo devi dire che è peggio, perché non lo sanno. Buon lavoro a tutti, c'è un grandissimo lavoro da fare. Adesso hanno presentato i televisori che flippano in verticale per vedere TikTok appunto sul 65 pollici, no? Quindi cinema adesso chiaramente estremizzo la cosa, ci va chi ha una determinata età, a meno che non sia appunto il film evento, però appunto devi anche trasformare il cinema in qualcosa che sia effettivamente, abbiamo Bad Taste Plus, il cinema stesso deve essere un plus, e mi rendo conto che se stare in situazioni come Milano o Roma, chiaramente, certo. Non è lo specchio del paese, perché purtroppo le sale del paese non sono come l'Arcadia, non sono come l'Anteo City Life. Ma ripeto, cioè, Mauro è un esempio, cioè io penso spesso allo spettatore, l'appassionato di cinema che vive nel Sulcis Iglesiente. Come fa? Cioè, no, però perché, c'è una sala con i controfiocchi, però lui, perché no, lo so, però adesso la sala è chiusa, ed è triste. Allora, io volevo avviarci verso la conclusione di questa prima lunghissima live. Mi dovete aiutare, perché io sono arrivato dentro casa mia alle 2:00, per cui non ho alcuna idea di che cosa stiamo parlando, a parte il Alders che dice noi nolaniani limoniamo su Zoom, questa cosa io me la voglio tatuare, è bellissima. Ma manco! E Mr. Rob giustamente ci sottolinea come sia stato battezzato il canale Twitch con il momento su Gigobo. Non so di che cosa stanno parlando quando io che leggo il Guardian dalla mattina alla sera, tra l'altro, perché leggo quasi solo quello, non ho idea di che articolo si stia parlando. Il Guardian la tocca piano
tre stellette e poi dice: ho letto l'articolo, quello che ha scritto il Guardian è osceno. Di cosa parlate? Non so esattamente di che cosa state parlando. Perché io ho letto un titolo, però non so se era quello del Guardian. Che non so se confermatevi voi poi nei commenti, ma se non sbaglio era Tenet non ha salvato il cinema, l'ha ucciso. Ma sì, lo è. Era un altro? Mi sa che era Variety. No, Variety ha scritto che Tenet è arrivato nel momento, era il film sbagliato nel momento sbagliato. No, quindi no, forse... io ho letto proprio questa frase molto forte, effettivamente, questa qua. Allora non sarà l'ha questo. Salvato, beh, l'ha ucciso. Diciamo che sono più del team Variety anche in questo caso, cioè probabilmente non era il film giusto con cui trascinare il pubblico, anche se ha fatto 300 milioni nel mondo, però... Credo che Francesco sia d'accordo con me, perché ce lo siamo detti anche quando è uscito il film, insomma, che serviva qualcosa di più scoppiettante. Serviva un film dei Marvel Studios, ma anche il capo di Cineworld ha detto... Serviva un bel film, non mi cioè serviva... No, perché citiamo sempre Martin Scorsese, quindi serviva il grande cinema della Marvel, perché, capito, dopo quella... Si può dire stronzata su Twitch? Dopo quella cosa allucinante di Scorsese è arrivato il Covid, poi. Sì, ecco, sì, infatti, cioè, veramente, cioè... Ma poi è stata lui che è cattolico, poi lui che ci crede pure, se dovrebbe fare due più due, insomma, è stata una punizione, insomma, per tutti. Ti ricordi i Master and Commander? È stato tipo il Jonah a bordo nave. Dobbiamo buttarlo là. Comunque hai ragione Andrea, con un meraviglioso film come Infinity War, magari veramente boom. Cioè... Ma non solo quello, cioè non è un solo film, bisognava preparare una serie di uscite, perché non è un film che salva il cinema, è il cinema che salva se stesso. Bisogna far uscire un'offerta variegata, cioè come è giusto che sia. Per cui anche Tenet mi dispiace, perché è andata a finire che è stato veramente lì da solo, piazzato in prima linea a beccarsi le pallottole, per cui... Nel momento in cui le famiglie italiane poi si sono interconnesse, perché siamo tornati molto famiglia, la famiglia è ritornata molto in società con la crisi economica devastante, quindi nessuno vuole andare più via di casa a partire dalla mia generazione, e Muccino ci ha fatto un grandissimo film come A casa tutti bene, quindi è un processo che dura da 15-20 anni, no? La riabilitazione della famiglia anche ob torto collo, cioè dalla famiglia tu è meglio che non litighi, perché se non c'hai i soldi di mamma e papà è la fine. E quindi la famiglia è tornato un familismo anche un po' coatto, nel senso di obbligatorio a livello sociale, storico, economico in Italia, e durante il Covid, no? Anche ancora di più. Tutto questo per dire che le nonne hanno imparato che ci sono dei film bellissimi su streaming e che il nipote glieli mette, e quindi sono cazzi perché andavano al cinema, quindi si è perso ancora di più pubblico. Perché i giovani già l'abbiamo persi da una cifra. Si stanno perdendo i vecchi che hanno scoperto: ma che meraviglia, ci sta Frank Capra! Ma che meraviglia, c'è Ken Loach, c'è Ozono. Sì, anche se in realtà, per esempio, i miei che hanno 80 anni usano lo streaming da un pezzo, perché gli abbiamo messo di tutto, Amazon, Netflix, Disney+, però loro... dividono, al contrario delle nuovissime generazioni che fanno un mischione, loro sanno molto distinguere tra la TV e lo streaming, che in realtà, ecco, quelli li mescolano, cioè gli piace molto l'idea di poter decidere cosa vedere in TV e l'uscire e andare al cinema. Quindi su questo purtroppo gli anziani non stanno andando al cinema, perché sono terrorizzati in questo momento. Forse sono la generazione che è veramente terrorizzata a uscire di casa in questo periodo, inclusi i miei genitori, giustamente. Ciao Michele Caspani, fantastico che anche tu ci segui su. Io credo che le tre stellette siano parolacce, ragazzi. Possibile? Perché anche Riccardo e Gabriele hanno scritto XXX, vedo, cioè tre stellette, credo che siano delle parole che abbiamo filtrato sapientemente. Io mando del sale. Molto bene. Allora, io, se siete d'accordo... Quindi se mi mandano le stellette domani mi stanno... No, vedi, Niola dimostra che non... No. Cioè... No, Gabriele. Allora, perché, scusami, ci puoi dire che parola era quella che è venuta con tre asterischi? O hai fatto solo tre asterischi per simpatia? Ci sono Angelica e Mirko hanno messo delle parole che sono filtrate. Sì, non partiamo adesso con l'elenco, non iniziate a scrivere parole per criticare, per favore, che poi, ecco. E volevo dire, direi di chiudere la live, come invece faremo anche tantissime altre volte in futuro, d'ora in poi, parlando un attimo di Plus,
perché come vi... Ok, attenzione ragazzi, per favore nei commenti. No, assolutamente Gnola, guarda che non iniziamo a scrivere parolacce, non è il caso. E dicevo, parlando di Plus, perché è questa iniziativa editoriale che abbiamo lanciato da qualche mese ormai, che va a sostituire Premium, e siccome nei commenti, quando pubblichiamo gli articoli Plus, nei commenti su Facebook, qualcuno ci dice, uffa, ma state mettendo il paywall, perché non ci fate leggere questi articoli, eccetera, eccetera. Bisogna spiegarvelo e ve lo spiegheremo in continuazione, e anzi qua anche su Twitch, presto, quando sarà possibile sostenerci e seguirci e abbonarsi a Twitch, metteremo anche a disposizione Plus per chi si iscrive su Twitch, giusto per fare un bundle. Il mercato pubblicitario sta avviandosi, cioè si è avviato già da diversi mesi in una direzione molto pericolosa e preoccupante, visto che non escono film. Noi dipendiamo principalmente dalla pubblicità di cinema e in generale negli ultimi anni ci siamo resi conto che non vogliamo dipendere solo dalla pubblicità. Quindi noi già da prima del Covid abbiamo iniziato a sviluppare Plus. Siccome prima di Plus c'era Premium e dava la possibilità di sostenerci così, diciamo senza nulla in cambio, in realtà abbiamo ragionato su quanto sia importante anche farvi percepire a voi lettori di Bad Taste di ricevere qualcosa oltre a semplicemente darci soldi per farci fare quello che facciamo. Quindi abbiamo iniziato a sviluppare appunto una vera e propria linea editoriale dedicata ai nostri sottoscrittori, e ogni giorno pubblichiamo dei podcast. Adesso da 2 settimane anche Francesco sta facendo il suo podcast, degli articoli, degli approfondimenti, e ne faremo sempre di più, ci saranno delle rubriche nuove anche prossimamente, perché appunto riteniamo che sia importantissimo sensibilizzare voi a quanto possa avere un valore quello che facciamo, un valore vero e proprio anche economico, e ci dia a noi la libertà di non dipendere solo ed esclusivamente dalla pubblicità, che è complicatina, perché ci sono persone, e anche in questa live, che hanno collaborato in passato anche con altre realtà, e il mondo dell'editoria è sempre molto condizionato dalla pubblicità. Quindi noi cerchiamo da sempre di essere estremamente indipendenti. L'indipendenza si paga, e la paghiamo noi da anni, e secondo noi è importante che anche voi lettori, se volete, possiate dare il vostro contributo. Vi ricordo che chi diventa abbonato Plus può abbonarsi sia mensilmente che per tutto l'anno con uno sconto. Poi ci saranno anche sconti nei prossimi mesi ulteriori, quando ci sarà per esempio Black Friday, già ci stiamo organizzando. Però forse non devo dirlo, perché così nessuno si abbonerà adesso, ma c'era già uno sconto. Potete iscrivervi al mese gratuito per vedere di che cosa si tratta. Però oltre ai contenuti aggiuntivi, appunto questi Plus, che non sono contenuti che facevamo prima, che adesso sono in paywall, sono uno sforzo ulteriore che stiamo facendo noi. Però potete anche navigare il sito senza pubblicità, quindi sappiamo benissimo che chi ci sostiene magari vuole vedere il sito senza pubblicità, può farlo loggandosi, e poi c'è anche tutta una dashboard personalizzata. Quindi adesso, dopo questo pippone qui, spiego che cos'è Plus. Spero che almeno un po' di voi decidano di iscriversi gratuitamente e veda appunto di che cosa si tratta. Però vi faremo una capa tanta nei prossimi mesi, perché Plus per noi è fondamentale, veramente è importantissimo per continuare a fare quello che facciamo e soprattutto per fare ancora di più. Allo vi farà poi nel corso delle varie dirette, vi romperà le palle in continuazione dicendo iscrivetevi a Plus. Urlando. Ci dicono, allora, tra l'altro su Twitch si possono fare live solo per chi è abbonato, infatti poi man mano ci evolveremo ancora di più da questo punto di vista. Colon irritato ci dice, sono già abbonato Plus, credo, dovresti saperlo, se andando su un articolo Plus vedi che puoi leggerlo, vuol dire che sei abbonato, oppure prova a loggarti in alto sul sito, dovrebbe esserci accedi a Bad Taste Plus proprio in cima, in cima qua non si vede, vediamo se riesco. Lo è. Grande, fantastico. E ci chiedono se sul tubo verrà fatto qualcosa ancora. Sì, allora ci sono le video recensioni di Francesco, che ogni settimana recensirà un film, una serie TV, ovviamente meno titoli rispetto al passato, se no impazzisce, però magari in futuro ne tornerà a fare ancora di più. E poi ci sono le nostre dirette, che faremo il venerdì, appunto, come detto, poi magari faremo altre cose. Però ecco, diciamo che qua su Twitch le interviste, certo, anche le interviste.
Diciamo che qua su Twitch però faremo un palinsesto più cazzuto. Si può dire cazzuto, sì. Ok. Basta dire che mi sono esaurito, ho esaurito tutto quello che... Ma Francesco si era appena scaldato, scusa. Vorrei dire ai compagni, vorrei dire ai compagni e alle compagne non solo che è stato un errore ideologico, culturale e artistico non fare la saga di Jig, ma che domani parliamo di The Boys. Esatto. Proprio ci scateniamo su The Boys, mi raccomando. Con spoiler, sì. So far, episodio per episodio, okay. Fino a dove potremmo parlarne? E beh, ovviamente, se no Bernie mi mena editorialmente, fino a dove potremmo parlarne? Ne parleremo nel dettaglio, perché è una serie bellissima ed è una serie che sta parlando di oggi proprio, di quello che sta succedendo oggi nel mondo anglosassone. Gabriele dice, stasera mi vedo il season finale. Ok, perché abbiamo lo screener. Lo vedere, ma tutti. No, io no, quanto è triste, Niola, cioè non cambierà mai. Once ecco, Niola, infatti. Unfortunately always Niola. Io aspetto di vedere... Sì, esatto. Ma raga, magari facciamo veramente watch party del finale di The Boys. Adesso ragioniamo, vi comunicheremo in questi giorni quello che decideremo, insomma. Intanto appuntamento domani alle 5. Ma secondo me è la bimba di Gabriele che ha preso... È la bimba che ha preso, perché è troppo... è strana, sto Niola è strano, cioè non lo so. Sto Niola è strano. È la bimba. Come non lunedì, che lunedì lo fanno altri, raga, ma dovete seguire noi, chi se ne frega degli altri. Esatto. Insomma. Va bene, allora... Ma Freaks Out, che... voi lo sapete? Esce o no? Natale? Al momento a Natale, sì. Sicuri? Al momento. Raga, cioè, sì. Chiediamo a 01, però tendenzialmente sì. Doom Patrol è appena iniziato. Poi Diabolico. Vediamo. Vabbè, okay, sì, non solo, ci sono anche altri film. No. Magari c'è Wonder Woman. Ah no, Wonder Woman esce a gennaio. No, io rimanevo in casa a 01, ecco. Vabbè. Vedremo. Vabbè. Tanto tra mezz'ora, come minimo, adesso andiamo su Variety, vediamo che hanno rinviato... Gli altri slittamenti. Mirko, sei tu che dovresti, credo, chiudere la live, quindi... Sì, volevo salutare senza essere brutti. Certo. Saluta, allora. Saluta, Mirko, lascia a te il... Oh, no. Ciao. Sì, arrivo. Ciao, ciao. 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 Vediamo se... Siamo ancora là?